Ben ritrovato a tutti gli ascoltatori di By Night Roma 104.5. Oggi parliamo di arti marziali e con il signor Stefano Sorelli, del titolare della SD Zentao. Buonasera Stefano. Buonasera a te. E ci immergiamo in questa realtà che è l'associazione sportiva dilettantistica di Pomezia, che raccoglie 11 discipline di combattimento. 11 discipline sono moltissime, ce le puoi elencare velocemente per capire di cosa si tratta? Sì, 11 discipline di combattimento che convivono serenamente in questa palestra, la Zentao. Si può scegliere tra il judo, il karate, la kick, la box, il kung fu. Insomma, abbiamo tutte le discipline di combattimento, arti marziali, che si susseguono sui nostri tatami, nelle sale a disposizione per prove, per una crescita culturale, perché comunque provare non fa mai male. Assolutamente. Sappiamo che tu sei un maestro e un atleta di judo. Sì, diciamo che io ho conosciuto questa disciplina, il judo, a 9 anni e da allora non l'ho più lasciata. Piccolissimo. Piccolissimo come gli atleti che abbiamo su tatami, che in palestra dai 3 anni e mezzo, 4 iniziano a camminare scalzi e cercano anche loro di cimentarsi in questa disciplina. Insomma, io a 9 anni conosco il judo e fino ad oggi, 32 anni, pratico questa attività, e in questo percorso ho avuto la possibilità di essere atleta della nazionale, di essere in forza alle Fiamme Oro, gruppo sportivo della polizia, e poi nel 2005 ho scelto di iniziare un cammino da istruttore, quindi non più da allievo ma da persona che cerca di trasmettere questa passione ad altri, e diciamo che ad oggi molte soddisfazioni sono venute e fanno parte ormai del mio bagaglio storico, e spero di averne molte altre e di trasmettere a quante più persone possibile questa bellissima disciplina judo, che sempre di più si diffonde. E oggi fortunatamente è stato rivalutato tutto il mondo delle arti marziali, degli sport da combattimento, arti marziali o discipline olimpiche di combattimento in generale, tutte con la stessa connotazione, che è quella del confronto. La natura umana vuole il confronto, tutti quanti noi nascendo abbiamo vinto, siamo nati perché ci siamo confrontati e uno di noi è vincitore. Certo, vogliamo spiegare un attimino da cosa deriva la parola judo, cosa significa e quando è nato, più o meno velocemente qualche accenno storico, perché secondo me è interessante. Sì, il judo nasce in Giappone per opera di Jigoro Kano, una persona illuminata che capiva che dal jiu-jitsu, quindi la disciplina molto più arcaica e tradizionale dei samurai, che serviva per neutralizzare quelle che potevano essere delle minacce per il nobile o per l'imperatore, poteva estrapolare una serie di tecniche e soprattutto tutti i principi morali di rispetto, regole, confronto, educazione, l'etichetta, e creare uno strumento di crescita per i ragazzi, per l'uomo, così da creare, a modo suo dicendo, il cittadino del futuro, il cittadino migliore. Jigoro Kano crea una serie di kata, che sono insieme di tecniche da trasmettere, così da poter tramandare questa disciplina, il judo, e farla arrivare fino ai giorni nostri. Il judo è composto da 2 ideogrammi, ju e do. Do significa via, in senso lato, come percorso di vita, e ju significa cedevolezza, che nel complessivo dei 2 ideogrammi significa via della cedevolezza, cioè utilizzare a proprio vantaggio quelle che sono le forze della vita, le forze dell'avversario. Se uno mi spinge, io approfitto della sua spinta per neutralizzare questa forza, viceversa se mi tira, io approfitto di questo tirare e utilizzo una tecnica a mio favore per neutralizzare l'attacco dell'avversario. E il judo ha avuto una diffusione rapidissima nel giro di un paio di secoli dal suo fondatore, ed è stata la prima disciplina di combattimento, arte marziale, a diventare disciplina olimpica nel 1964 a Tokyo, alle Olimpiadi di Tokyo. Oggi è uno degli sport più diffusi a livello mondiale, ed è bellissimo vedere anche in Italia degli atleti come Fabio Basile, come l'ultimo Marconcini, che riescono a primeggiare, a vincere medaglie alle Olimpiadi, ai mondiali, e questo è frutto degli insegnanti in Italia che in breve tempo, perché in realtà il judo è arrivato un attimo dopo in Italia rispetto a nazioni come la Francia, l'Inghilterra, sono riusciti a compensare un gap storico e arrivare ad oggi a essere competitivi a livello mondiale. Mi ricordo Giuseppe Maddaloni, Pino Maddaloni. Sì, me lo ricordo anch'io. Padrino di mio figlio, e quindi un forte legame ho con lui, Pino. La sua storia è diventata anche un film in televisione. Fiorello ha interpretato il ruolo del padre, il maestro Giovanni Maddaloni,
perché è la storia anche di un riscatto sociale. Sì. Senti Stefano, volevo domandarti, dopo questi accenni storici, ma a livello personale praticare un'arte marziale, come nel tuo caso il judo, come è stato anche nel mio caso, oltre ad essere sì una disciplina che ti prepara atleticamente, è uno sport, ma ti dà anche un bagaglio filosofico e spirituale di vita? Sì, diciamo che chi viene in palestra, il judo rappresenta, qualcuno dice un vestito, a ognuno calza in modo diverso, però nel calzare in modo diverso è pur sempre un vestito. Cosa significa? Che comunque mette in sé piano piano quell'insieme di regole, di valori, di principi che il judo, la disciplina, ha in sé come principi di vita. E cosa posso fare? Come esempio posso portare quello dei bambini. Noi abbiamo bambini che imparano a chiedere il permesso: posso entrare, posso uscire, maestro, posso andare a bere. C'è il rispetto dell'avversario in quello che è l'incontro per la loro misura, quindi un incontro gioco. Fanno il saluto come forma di rispetto all'inizio e alla fine del combattimento, sia che ho vinto sia che ho perso. E quindi il mettersi alla prova, confrontarsi, capire i propri limiti, capire che attraverso l'impegno, il sudore, posso migliorarmi, posso diventare più bravo di chi mi sta di fronte. E in realtà poi io dico a tutti i ragazzi che il vero avversario è sempre se stesso, perché devo cercare sempre di vincere con me stesso e essere più forte di me stesso ogni giorno. Esattamente, quindi il tuo nemico è te stesso. Avrai sempre, devi superarti, devi sempre superarti, dare sempre il meglio di sé tendendo a qualcosa che sia meglio di me stesso. Senti, da maestro di judo, puoi farci un esempio di una tipica lezione che svolgi nella tua palestra? La nostra palestra fortunatamente ormai è ricca di quasi un centinaio di judoka, e quindi dai piccolissimi ai molto grandi, e a seconda della fascia di età c'è un turno dedicato, perché ovviamente non si può proporre una lezione agonista a un bambino di 5 anni. Certo. Quindi abbiamo il turno dei piccolini, che è un judo giocando, un insieme di esercizi, un insieme di circuiti ginnici che hanno una forte connotazione, una forte propedeuticità a quello che è il judo. E poi arrivano dopo qualche mese a fare i primi incontri di judo, sempre nel rispetto delle regole e dei valori. Passando poi al secondo turno, quindi parliamo di ragazzi che vanno dai 10 anni fino agli 11, 12, 13, 14, di perdere la loro capacità motoria, la loro voglia anche di cimentarsi, abbiamo un judo che non abbandona un po' quello che è il gioco, per avere un po' più un contributo tecnico, e quindi la capacità di eseguire tecniche più complesse, uno scambio tecnico più articolato. E infine c'è il terzo turno, che è quello degli agonisti, quelli che poi andranno e tenderanno verso il confronto della competizione vera e propria, che si sviluppa in un turno di quasi 40 persone che ogni giorno hanno una forte connotazione tecnica, hanno svariati incontri per migliorare la sensibilità al gesto, ma senza mai tralasciare quello che è un discorso anche ludico, cioè ogni tanto bisogna inserire nell'attività agonistica quello che è il gioco, che può essere un momento anche per scaricare le tensioni e per effettuare anche un riscaldamento senza la classica ginnastica di base. E quindi così facendo. Un esperimento che ha avuto un grandissimo successo l'anno scorso è stato la realizzazione del judo soft. Questo judo soft è stato voluto fortemente da un gruppo di mamme che portavano in palestra i loro figli. Qualcuna di loro all'inizio un po' titubante di questa arte marziale con tutti gli stereotipi che ci sono, e invece dopo un po' si sono appassionate e innamorate di questa disciplina che, come hai detto tu prima, va oltre quello che è il contributo sportivo e fisico, ma raggiunge e tocca quelli che sono i principi morali, spirituali, di crescita psicofisica, e ci hanno chiesto di realizzare un turno per le mamme, un turno che sia fatto di un judo da loro fruibile. E quindi un judo che non sia di connotazione ovviamente agonistica, ma un judo che sia un gruppo. E questo esperimento, nato con poche mamme, oggi ha una realtà di una ventina di mamme che salgono lasciando in palestra i loro figli, una palestra che è molto sociale, io dico, perché i bambini vengono, stanno insieme, e oltre a fare la lezione di judo o nelle altre discipline che abbiamo in palestra, mangiano, studiano, perché aspettano la mamma che fa il suo corso di judo soft insieme alle altre mamme. Interessantissimo questa cosa, il judo soft non l'avevo mai sentito.
Però è un judo che non tralascia mai quelli che sono poi gli aspetti judoistici. No, certo, certamente. Ma che calzano sulle mamme? Sulle mamme, quindi mamme, potete anche voi praticare un judo soft presso la palestra SD Zentao. Un'ultima domanda, secondo te una disciplina come il judo può essere anche praticata, non so, dai, cioè c'è una fascia di età o una persona può cominciare anche a 30, 40, 50 anni? Io sono fortemente convinto, ma più persone, più insegnanti lo dicono, che il judo si può praticare a qualsiasi età. Quello che bisogna capire è che se io inizio il judo a 4-5 anni, certamente avrò dopo 10 anni di attività una sensibilità judoistica che è maggiore di un ragazzo che inizia a 15 anni. Certamente. E devo inoltre capire che la palestra, il judo o qualsiasi attività non può essere solamente finalizzata a quella che è l'agonismo e il tendere all'Olimpiadi, anche certo, se il judo è uno sport olimpico. È comunque un momento di evasione, una terapia, una crescita personale, spirituale e filosofica di vita, perché apprendi moltissime cose. Sì. Io infatti ho imparato la disciplina col mio maestro che era molto severo, però paradossalmente faceva bene, perché molto spesso si tende a dire ah, vado a fare arte marziale per vantarsi, per fare il figo, ma non è assolutamente così. No. Quindi io invito tutte le persone sicuramente ad entrarsi con un'esperienza simile come è stata la mia, come quella di Stefano, perché fare un'arte marziale, in particolare nel mio caso il judo, è stato davvero un momento di crescita. Io ho iniziato a 12 anni, poi purtroppo verso i 20 ho dovuto smettere perché il mio maestro se n'è andato, perché a volte ti affezioni anche del maestro. Sì, diciamo che il maestro dà un'impronta forte, esatto, a quello che è il corso, ed è un'immagine da una persona che ha un forte peso. Difatti a volte succede che le mamme dicono a casa cosa ha detto il maestro, esatto, per richiamare. E spesso i ragazzini che hanno questo contributo educativo dei maestri ricordano poi, quando hanno qualche anno in più di età, un po' come te, diciamo adesso che non c'è più 12 anni, il mio maestro faceva bene. Esatto, esattamente. E quindi questo è un bellissimo aspetto di questa nostra disciplina. Concordo anch'io. Andiamo subito a dare qualche contatto. La palestra SD Zentao, vi ricordo che la realtà raccoglie 11 discipline di combattimento, tra cui il judo, di cui fa portavoce dai maestro il signor Stefano Sorelli, si trova presso via Naro 84, zona Pomezia, giusto? Sì, la parte alta di Pomezia. Parte alta di Pomezia. Inoltre abbiamo anche il contatto Facebook, che è la pagina pubblica Zentao, e l'indirizzo, no, abbiamo qualche altro indirizzo da dare? Va bene così. Vuoi salutare qualche allievo, i tuoi allievi in generale, la palestra? Saluto tutti i miei allievi, perché tutti hanno importanza in palestra, dal più piccolo 3 anni e mezzo al più grande che ha quasi 60 anni. E quindi un abbraccio a tutti, vi aspetto sul tatami. Mi raccomando ascoltatori, carta e penna SD Zentao, il maestro Sorelli Stefano vi aspetta per una lezione di judo. Grazie mille per essere stato qui con me ospite, io spero di reintervistarla presto. Grazie. Grazie mille. Continuate ad ascoltarci perché le nostre interviste non sono affatto finite, vi aspettiamo ancora tutta la notte.